Questa mattina al via Dadano i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, un intervento massiccio che interessa varie arterie cittadine, in particolare ne parliamo con l'assessore ai lavori pubblici Paolo Polita. Allora spieghiamo in cosa consistono i lavori di questo primo step. Sì, l'amministrazione Manguso è al lavoro, sta lavorando ogni giorno con dedizione e passione alle esigenze della nostra città. In questo caso stiamo asfaltando ex novo delle arterie importanti della nostra città. C'è da precisare che il Comune di Adrano non sta spendendo neanche un centesimo perché è un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero. Per l'anno 2022 spenderemo 125.000 euro, per l'anno 2023 spenderemo 62.500 euro dal Ministero e se ancora ci saranno delle necessità il Comune interverrà dal proprio bilancio, metteremo altri soldi. Le strade che stiamo asfaltando in questo primo step sono Piazza Sant'Agostino, Via Solicchiata, Piazza Varsavia e Via San Paolo. Il lavoro consiste nella scarifica e riasfaltare le strade, fatte nuove completamente, non stiamo rattoppando. Al contrario di quello che si dice in giro, e ci sono due consiglieri comunali che parlano tanto per parlare e sono contro, diciamo, questa amministrazione e contro, secondo me, la propria città. La nostra amministrazione sta lavorando, è molto attenta alle esigenze dei cittadini e secondo me non ci sarà alla fine di questi 5 anni un quartiere che questa amministrazione non abbia toccato, un quartiere al quale questa amministrazione non abbia dato le risposte che la città si aspetta. Stiamo lavorando a 360 gradi, dai lavori pubblici, dalla nettezza urbana, dal cimitero, dal verde pubblico, dallo spettacolo, che in questi giorni ci guardiamo intorno e vediamo cosa sta facendo questa amministrazione per lo sport, per il turismo e per lo spettacolo. Tanta gente da fuori sta venendo ad Adrano per venirla a visitare. Ma tornando ai lavori pubblici, abbiamo tante cose in cantiere. Oltre a queste strade che stiamo asfaltando, i cittadini da qui a breve vedranno altre opere realizzarsi. Adrano deve rinascere, Adrano deve riaccendersi, Adrano deve tornare ad essere protagonista in provincia di Catania e per questo questa amministrazione lavora a 360 gradi.